Perché in Francia indicano l'affare Skriniar PSG come a forte rischio? Da punto fermo a fantasma impalpabile, da pilastro difensivo a ex, di fatto proiettato ormai su un'altra avventura. La parabola recente di Milan Skriniar è sotto gli occhi di tutti e da tempo il centrale slovacco non sta più scendendo in campo con la maglia dell'Inter. I 10 minuti disputati contro il Porto a marzo rappresentano l'ultima traccia di Skriniar sul campo. La causa della lunga assenza è ufficialmente da ricercare nei problemi alla schiena. Una lombosciatalgia che in Francia indicano come preoccupante anche per il futuro club di Skriniar, il Paris Saint-Germain. A soffermarsi sulla situazione del difensore e sulle conseguenze future dei suoi problemi fisici è Le Parisien. Il PSG non vuole prendere alla leggera i problemi vissuti dal centrale. Si tratterebbe infatti di una situazione tanto rara quanto capace di inficiare pesantemente sul fisico del giocatore, lasciando grandi incognite sul suo ritorno in campo e sulla guarigione effettiva. L'affare è indicato come a forte rischio dal quotidiano francese. Il PSG, come noto, tanto da creare un caso con l'Inter, si è già mosso per sincerarsi della situazione, ma è chiaro che prima della firma effettiva sul contratto dovranno arrivare rassicurazioni definitive da nuove visite mediche. Per il momento, insomma, niente può essere dato per scontato. Intanto Milan e Inter si sono aggiudicati la semifinale di Champions League, ultimo passo prima della finalissima di Istanbul del 10 giugno. Le due milanesi si troveranno in semifinale di Champions 20 anni dopo l'ultima volta e 18 anni dopo l'ultimo derby europeo, i quarti di finale del 2005.